Buonasera, oggi parliamo di boost, della parola boost con due O. Come sostantivo boost vuol dire aumento, spinta, impulso. Come aggettivo, per esempio, mi viene in mente lo skateboard elettrico, c'è una marca famosissima che è chiamata Boosted Boards, che vuol dire boards potenziate, quindi come aggettivo vuol dire qualcosa che è potenziato, che è boosted. Come verbo, to boost vuol dire potenziare oppure dare una spinta, per esempio. Si può usare in molte maniere. Ho trovato questo esempio che dice: passing my driving test was such a boost to my confidence. Quindi l'aver passato il mio esame di guida ha aiutato con la mia autostima, cioè mi ha fatto crescere l'autostima. We are trying to find different ways to boost sales. Quindi stiamo cercando diversi modi per dare una spinta, dare un aiuto alle vendite, ok? Incrementare le vendite. Per esempio, secondo me l'avete sentito molto ultimamente, perché con la storia del coronavirus le varie città italiane stavano cercando dei modi per aumentare le visite turistiche, no? Il turismo. E quindi probabilmente, oppure anche in giro per il mondo, non solo in Italia, avete sentito la parola boost insieme a tourism, quindi... They were trying to find ways to boost local tourism, for example. Quindi stavano cercando dei modi per incrementare il turismo locale. Come al solito, come tante parole che tratto qua, hanno boost ha altri significati. Per esempio, ho visto che in Nord America è informale per dire che ti hanno rubato qualcosa. They boosted his wallet. Non l'ho mai sentito prima, l'ho appena visto su Google. Non so se si usa molto, non so se è poco usato, non lo so. Comunque ha altri significati, come praticamente tutte le parole che trattiamo qua. Secondo me molti di voi lo conoscevano già boost, soprattutto perché esiste spesso anche nei videogiochi. Quindi quando avete, che ne so, prendete un bonus in un gioco, a me vengono in mente i giochi di macchine, quando passi in una certa curva in una certa maniera ti danno un boost, cioè ti danno un aiuto. In quel caso, nel caso delle macchine, di solito è un incremento di velocità o qualcosa del genere. Con questo ho detto tutto, adesso vado a giocare ai videogiochi. Ciao!